Beh, salve, buon giorno a tutti e buon fine settimana. Benvenuti al consueto appuntamento a Mercati Chiusi. Quindi andiamo subito ad analizzare quello che è successo nell'ultima parte, l'ultima giornata della settimana, con nonostante appunto l'aumento dei contagi del virus, soprattutto non solo in Europa ma anche nel mondo, quindi con diverse zone di lockdown dove alcuni stati, ahimè, molto probabilmente già dalla prossima settimana si apprestano appunto ad una chiusura totale, quindi per proprio un lockdown totale, però i listini europei chiudono la settimana all'insegna degli acquisti. DAX che chiude a più 0,84%, IBEX più 1,42%, Parigi 1,20%, Londra più 1,27% e Piazza Affari che chiude a più 1,10%. Quindi situazione dove fondamentalmente vedete sono tutti positivi, in particolare la migliore performance è stata raggiunta da Madrid. Diciamo che l'azionario europeo è stato spinto in particolare anche dalla decisiva per quanto riguarda i conti di alcuni trimestrali, di alcune aziende importanti come Barclays e Daimler, così come le indicazioni macro che sono stati confortanti, ovvero i PMI, i manifatturieri dei servizi, sia per quanto riguarda l'Europa che per quanto riguarda le singole realtà nazionali. Sul fronte elettorale, ovviamente, l'attenzione di tutti resta su quattro elementi importanti, quattro situazioni importanti che potrebbero quindi modificare un po' anche l'assetto di di quello che potrebbe succedere i movimenti delle prossime settimane, ovvero sempre il numero dei contagiati, il virus, poi la Brexit, quindi ancora in una situazione di stallo tra i vari negoziatori, e dalla parte oltreoceano, quindi il pacchetto di stimoli fiscali che resta ancora imbrigliato nelle fila del Congresso americano, dove ancora non si riesce a trovare una quadra, e poi in ultimo il fronte elettorale, dove giovedì notte si è reso l'ultimo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden, che stando agli instant poll della CNN ha visto vincitore il candidato democratico. Le elezioni negli Stati Uniti sono un elemento importante, ovvero che potrebbe determinare anche le sorti dei movimenti del mercato e mercati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi ma non solo, andrà quindi poi a determinare anche il quadro politico per i prossimi 4 anni, ma è solo uno dei fattori che possono guidare i mercati azionari. I più importanti driver appunto delle azioni del medio termine restano sempre gli utili e le varie impostazioni di politica monetaria, non solo da parte della Fed ma anche da parte delle varie banche centrali. Per quanto riguarda invece Piazza Affari, come abbiamo detto, vedete, chiude all'1,10% a 19.285 punti, quindi un movimento importante. Tra i migliori performance appunto le banche, tra cui Unicredit che chiude 1,94, Intesa San Paolo 1,59, quindi il settore bancario che ha spinto bene Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana. Anche la Galassia Agnelli con Exor a più 2,53% è più un 85% CNK. Passiamo quindi invece ad analizzare le news che sono state rilasciate ieri, quindi è stata una giornata interamente dedicata appunto alle vendite al dettaglio, quindi non solo alle vendite al dettaglio ma PMI manifatturiero. Si parte dal Regno Unito con le vendite al dettaglio che hanno mostrato a settembre una crescita del 6,4%, quindi su base annua rispetto alla passata rilevazione che si è fermata al 4,3%. Mentre invece in Germania procede l'economia a due velocità, l'attività manifatturiera avanza,
Quindi l'indice PMI si è attestato a ottobre, secondo la lettura preliminare dell'istituto di HS Market, a 58 punti, in rialzo rispetto ai 56,4 punti del mese di settembre. Gli analisti infatti si aspettavano un calo a 55,1 punti, si tratta dei massimi degli ultimi 30 mesi. Mentre invece quello PMI dei servizi è sceso a 50,6 a 48,9 punti. L'attività economica invece della zona euro ha riportato di nuovo una contrazione, poiché l'accelerazione della crescita della produzione manifatturiera è stata superata dal peggioramento della flessione del settore terziario, causato dalle crescenti preoccupazioni sul Covid-19. L'indice PMI composito, secondo la lettura sempre dagli IHS Market, è diminuito per il terzo mese consecutivo, scendendo a 49,4 da 50,4 del mese di settembre, registrando dunque la prima contrazione dell'attività di giugno. Sebbene si sia mantenuto nettamente superiore al record minimo storico toccato durante il picco della pandemia nel secondo trimestre, questo nuovo declino aumenta la possibilità che nel quarto trimestre l'economia dell'Eurozona indica una contrazione. L'indagine rivela tendenze di settore sempre più divergenti. La crescita della produzione manifatturiera, dovuta all'impennata di nuovi ordini che hanno registrato il più rapido tasso di incremento da gennaio del 2018, mentre l'attività del settore terziario ha indicato la seconda contrazione mensile. Escludendo il periodo di picco delle restrizioni da Covid-19, che va da marzo a maggio, quest'ultima contrazione dei servizi si segna il valore peggiore in 8 anni. Calo invece dell'attività manifatturiera e servizi in Gran Bretagna a causa delle nuove restrizioni e incertezze legato alla seconda ondata di Covid-19. L'indice PMI manifatturiero del paese, secondo la lettura preliminare condotta dall'istituto IHS Market, si è attestato a ottobre a 53,3 punti, il ribasso dai 54,1 punti del mese di settembre e sotto le stime degli analisti che si aspettavano un leggero aumento a 54,3 punti. L'indice PMI dei servizi è sceso dai 56,1 a 52,3 punti, deludendo le aspettative ferme a 55 punti. Passiamo invece all'analisi macroeconomica della prossima settimana, dal 26 al 30 ottobre, che sarebbe fondamentalmente l'ultima settimana, la settimana della vigilia del grande e atteso quindi giornata, quella di martedì 3 novembre, dove appunto verrà sancito, quindi ci sarà appunto l'elezione americana, fermo restando che però i grandi elettori, oltre ben un bel pezzo di elettori, quindi già hanno proceduto alle votazioni via web elettronicamente. Lunedì 26 alle ore 11 dalla zona euro l'indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche del mese di ottobre, alle ore 16 le vendite di nuove abitazioni di settembre dagli Stati Uniti, 23,45 dalla Nuova Zelanda il saldo della bilancia commerciale del mese di settembre. Martedì 27 invece la volta alle 14:30 dei principali ordinativi di beni durevoli di settembre. Poi alle ore 16 il rapporto sulla fiducia dei consumatori di ottobre e alle 22:30 le scorte settimanali di petrolio. Quindi martedì abbiamo tre indicazioni, diciamo, che arrivano soprattutto appunto dal settore, diciamo, dalla sessione americana. Passiamo a mercoledì 28 alle 2:30 dall'Australia l'indice prezzo al consumo del terzo trimestre, alle ore 16 la decisione dei tassi di interesse della Banca Centrale Canadese, quindi praticamente questa sarà un'importante decisione da parte, diciamo, la prima della fine estate fondamentalmente, quindi la prima
i meeting della Banca Centrale, quindi in questo, ad iniziare appunto il primo meeting sarà proprio inaugurato dalla Banca Centrale canadese alle 16.30, le scorte di petrolio grigio e poi alle 17.15 dal Canada la conferenza stampa della Banca Centrale canadese. Bene, passiamo a giovedì 29. Questa volta a seguire abbiamo alle 5 di mattina la BOJ sulla decisione dei tassi di interesse alle 10.55 dalla zona euro, la variazione della disoccupazione della Germania di ottobre alle 14.30 dagli Stati Uniti, il PIL del terzo trimestre, poi le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione, poi è la volta terzo appuntamento di meeting di banche centrali, questa volta avremo alle 14.45 i tassi di interesse, quindi il meeting della Banca Centrale Europea e poi alle 15.30 la conferenza stampa della Lagarde, alle ore 16 i contratti pendenti di vendite e obbligazioni di settembre degli Stati Uniti. Passiamo a venerdì 30 ottobre all'1.50 dal Giappone le vendite al dettaglio, poi alle ore 9 PIL della Germania del terzo trimestre, vendite al dettaglio di settembre. Ore 12 dalla zona euro l'indice prezzo al consumo, sia annuale che quello di ottobre, tasso di disoccupazione di settembre, alle 14.30 dal Canada il PIL di agosto e alle ore 16 dagli Stati Uniti l'indice di fiducia dell'Università del Michigan del mese di ottobre. Bene, detto questo, quindi a questo punto passiamo ad analizzare invece la seconda parte. Passiamo alla seconda parte con i nostri pannelli di controllo, però come da consuetudine vi presento prima di tutto i nostri servizi con la diretta live che ci si terrà tutti i giorni, quindi due dirette live precisamente dalle 8.30 alle ore 9.30, 9.45, quindi con operatività in tempo reale. Due sessioni al giorno dalle 8.30 alle 9.30, 15.15.30, analisi in tempo reale, didattica sul campo, chat interattiva. Qua potete iscrivervi alla diretta live con nome, cognome, mail, telefono, quindi potete scegliere anche da qui direttamente di iscrivervi alla diretta live. Di sotto trovate tutta una serie di informazioni della sessione mattutina, cosa andremo ad approfondire, diversi argomenti e poi la sessione pomeridiana che ovviamente sarebbe in pre-open dei mercati di Wall Street, dove poi andremo a guardare un po' tutta la situazione e tutto quello che è successo durante la prima parte della giornata. Molto interessante. Invece, per quanto riguarda la chat Telegram, per chi non può seguire ovviamente la diretta live, oppure potete fare insieme la stessa cosa. Chat Telegram, in pratica abbiamo qua, anche qua potete fare l'iscrizione, un canale dove praticamente canale gratuito per i clienti Teletrade e qui potete trovare tutta una serie di informazioni. Sotto vedete tutto quello che andremo, però adesso vi faccio vedere un attimo che vado a prendere. Eccolo qua. Quindi bene, qui le ultime operazioni chiuse, vedete per esempio il Dow Jones, operazioni 59, 75 per 2, avevamo due operazioni 150 punti di vendita, il movimento è partito da qua, poi dopo andremo a spiegare, questo è per quanto riguarda il DAX, l'operazione poi si è chiusa a break even, anche se poi c'è stato un bel movimento al ribasso, tutte le varie indicazioni, per esempio il breaking news della Reuters, poi abbiamo tutte le varie informazioni, le notizie. La mattina partiamo con le analisi, vedete, mattutine della mattina. In più guardiamo un po' la situazione legata al breaking news. Si parte la mattina con guida ai principali eventi della giornata odierna. Cioè io vado a dividere l'agenda macroeconomica con il calendario extra macroeconomico, cioè tutte le notizie, gli appuntamenti, gli eventi, tutto quello che potrebbe succedere, insomma, quello che potrebbe poi fondamentalmente modificare l'assetto dei mercati già a partire dall'inizio delle varie giornate. Qui abbiamo altre analisi, vedete?
abbiamo il nostro diario di treni che andremo a guardare tra un po', e insomma è molto interessante. Poi abbiamo diverse rubriche, la diretta Facebook ogni serata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è la nostra Teletrade Official Chat. Quindi questo è la nostra chat Telegram. Bene, detto questo, quindi passiamo alla seconda parte, analizzando prima di tutto che cosa è successo per quanto riguarda la situazione legata ai future. Durante, mi sposto sul settimanale. Allora, per quanto riguarda gli indici, il VIX a 3,32, quindi ciò sta a significare un VIX sarebbe l'indice di volatilità implice dell'S&P 500, quindi che indica appunto la paura tra gli investitori. In questo caso è positivo, quindi siamo in una settimana di avversione al rischio per le principali piazze finanziarie, tra cui in particolare il DAX, quello che ha perso di più, a meno 2,02%. Per quanto riguarda invece i prodotti energetici, anche qua abbiamo un WTI che registra durante questa settimana un movimento negativo, è precisamente a meno 3,26%. Poi metalli, eccolo qua, il gold che si mantiene all'interno di un range di movimentazioni di alti e bassi, e poi abbiamo il valutario, ovviamente il dollaro che chiude questa settimana a meno 1,03 per quanto riguarda la percentuale di relativa alle performance, con l'euro dall'altra parte della bilancia a più 1,21. Ma andiamo a vedere soprattutto i movimenti CFD, quindi sulla nostra piattaforma. Quindi ci mi sposto sul settimanale ed eccolo qua. Vedete, il dollaro ha perso il meno 6,76%, il CAD 2,59, lo yen a meno 1,53. Quello che praticamente invece ha assunto maggiore forza è il dollaro della Nuova Zelanda a meno 3,44%. La sterlina, quella l'osservato speciale, diciamo, si mantiene abbastanza costante a più 1,61. Allora, andiamo ad analizzare in particolare invece il nostro, diciamo, la view relativa alla nostra watching list, sia dal punto di vista settimanale, giornaliera e mensile. Sul mensile, vedete, abbiamo la peggiore performance al momento è AutoCAD a meno 1,79, mentre tutti gli indici, la buona parte degli indici, soprattutto quelli americani, stanno dando per questo mese valori percentuali positive. Questa settimana, come abbiamo visto già prima, il WTI ha perso il meno 3,01%, ieri in particolare il meno 2,18%, dovuto soprattutto a questo evolversi della situazione, che purtroppo i contagi aumentano, quindi il WTI sarebbe la prima commodity che, diciamo, ne va a risentire di questa situazione, perché ovviamente potrebbe, a questo punto, le aziende potrebbero di nuovo serrare, chiudere le proprie saracinesche, quindi soprattutto per l'aumento dei contagi. Ieri invece, per quanto riguarda gli indici, abbiamo movimenti, tutti i movimenti al rialzo, vedete tutte chiusure positive. Poi abbiamo l'oro a meno 0,12, Dow Jones è l'unico che si è spostato, infatti abbiamo preso profitto, sell. E niente, questa è la situazione fondamentalmente. Abbiamo soprattutto, vedete, ieri è stata una giornata un po', abbiamo visto chiusura positiva, e la settimana invece la migliore performance è stata raggiunta dal Kiwi, New Zealand Dollaro, a più 1,28%. Bene, questa è la situazione. La prossima settimana molto probabilmente il dollaro dipende da questo pacchetto di stimoli fiscali. Se verrà praticamente, se verrà concordato, quindi se verrà quindi dato l'ok per questo nuovo pacchetto, la prima cosa che dobbiamo pensare è che nel caso di un ok,
quindi dell'ok, quindi da parte del Congresso americano di questo pacchetto di stimoli fiscali, ovviamente il dollaro si deprezzerà. Però fondamentalmente, oltre a questo, ancora questo, diciamo, situazioni in atto ancora, diciamo, in stato di stand-by tra le parti in causa, repubblicani e democratici, si è inserito un altro tassello durante il fine settimana, ovvero se adottare, diciamo, dare l'ok, se prima o dopo le elezioni, quindi prima o dopo il 3 novembre. Quindi è ancora una situazione un po', diciamo, in una luna di mistero, diciamo, ancora in stand-by. La sterlina invece è ovviamente legata all'evolversi delle vicende degli accordi commerciali. Al momento, anche se nel fine settimana c'è praticamente c'è una delegazione che praticamente dovrebbe, europea, da parte dell'Europa, che dovrebbe incontrare l'altra delegazione a Londra per poter discutere su altre situazioni. Ma al momento, diciamo, non c'è, almeno le prime notizie di corridoio ufficiose, non c'è nessun tipo di spiraglio, di un'apertura, diciamo, tra le parti in causa. Poi vedremo un po' nel fine settimana, quindi da oggi e anche domani, se ci saranno altre notizie interessanti. Bene, questa è la situazione in atto per quanto riguarda l'euro. L'euro, la valuta europea, purtroppo anch'essa è sotto all'attacco del contagio. Più aumenta il contagio, più potrebbe deprezzarsi l'euro fondamentalmente. Quindi adesso c'è stato questo momento di 2,98%, dovuto fondamentalmente, diciamo, a delle indicazioni macroeconomiche positive, quindi che sono risultate, quindi però, diciamo, la prossima settimana poi vedremo un po' come si evolverà la situazione già a partire da lunedì, e poi decideremo cosa fare. Bene, detto questo, quindi passiamo alla terza parte, ovvero all'analisi dei vari scenari. Però, come ben sapete, durante il fine settimana la mia view è concentrata esclusivamente sulle major, quindi le 7 major, sulle due commodity oro ed VTI, e sui tre, diciamo, indici più importanti, ovvero DAX, Nasdaq e Dow Jones. Quindi da qua, quindi partiamo dalle major, dall'analisi delle 7 major. Bene, partiamo dall'euro dollaro settimanale, dove il grafico settimanale siamo sempre all'interno di questa zona. In realtà, praticamente siamo intorno al 61,8, sempre, diciamo, 61,8 dell'ultimo massimo all'ultimo minimo, massimo e minimo, eccolo qui, 61,8, 1,18 e 20, quindi 61,8%, quindi siamo intorno a 1,18 e 40. Fondamentalmente, oltre ad essere quindi intorno al 61,8% dell'ultima fase dell'impulso alla correzione, ma se andiamo anche a guardare il giornaliero, abbiamo, vedete, il prezzo si è fermato letteralmente per la terza giornata di fila. Vedete, praticamente ha creato uno stato di stop in questa zona, quindi al 1,18,58, che oltre al 61,8 settimanale abbiamo sul giornaliero anche l'impulso, la correzione, dove si è fermato proprio a 1,18,60, quindi un'altra zona da quest'area potrebbe catapultarsi un'altra volta al ribasso. Ovviamente dovremmo andare a vedere la prossima settimana che cosa succede in capo al dollaro americano, come si presenta soprattutto ai nostri di partenza della nuova ottava, ma soprattutto quali saranno gli effetti delle indicazioni pre-settimana elettorali, e anche per quanto riguarda il pacchetto di stimoli fiscali. Quindi una situazione molto molto interessante. Quindi, detto questo, aspettiamo, vediamo un po' quello che succede nella situazione in atto, ed quindi questo potrebbe, quindi 61,8 potrebbe essere molto interessante per poter quindi dare un ulteriore spunto al ribasso per l'euro dollaro.
Andiamo su dollaro yen. Per quanto riguarda invece l'altra major, dollaro yen, allora passiamo sempre a settimanale e fondamentalmente continua ancora ad analizzare questi quattro quadranti, dove praticamente spesso il prezzo ha subito un movimento al rialzo. E l'ultima proprio settimana le quotazioni sono arrivate su quest'area, esattamente sul 104,70-104,50, ma se notiamo proprio negli ultimi mesi abbiamo diverse shadow, è precisamente dove si è formata una zona di rimbalzo, eccola qui, vedete, una zona di testa 104,50, dove più volte per ben 4 settimane, esattamente la settimana del 26 luglio, quella del 13 settembre, quella a seguire, e l'ultima, vedete, ultima settimana che si è appena chiusa. Da qui fondamentalmente, quindi c'è un potrebbe dare atto a qualche movimento, vediamo un po' se lo rompe, ci potrebbe stare qualche movimento sell, ma se resta qui potrebbe ripartire un'altra volta un long. Andiamo a vedere anche sul giornaliero. Il giornaliero fondamentalmente abbiamo una situazione, quindi, dove precisamente si è formata, adesso la vado anche a segnare, una zona molto interessante, una zona di demand, eccola qui. Quindi qua prendo questo, prendo un attimo che la vado a segnare, eccola qua, una zona di demand, un attimo che, eccola qua, voilà, ok. Quindi io attendo il prezzo in questo momento dove si trova, non mi piace, sinceramente non mi dà nessun tipo di informazione. Attendo le quotazioni in quest'area, poi deciderò. Molto probabilmente ci potrebbe stare un altro rimbalzo che potrebbe riportare, vedete anche la cosiddetta doppia V, di solito andiamo a vedere un doppio massimo, doppio minimo, scusatemi, da qua potrebbe partire e potrebbe andare a formare un pattern armonico. Quindi per me ci potrebbe stare, e la zona di acquisto potrebbe essere fondamentalmente tra il 104 e 15, insomma 104 e 20, 103, 104, 104 e 20, questa è la zona interessante. Bene, passiamo al cable. Allora, per quanto riguarda la situazione del cable, allora il cable praticamente si trova a metà strada. Fondamentalmente, vedete, dopo parto direttamente dal settimanale. Settimanale, questa è una zona di supply, perfetto movimento. Vedete come 1, 2, 3, 4 volte poi c'è stato il movimento. Poi impulso, correzione. Andiamo ad analizzare tutto sul giornaliero, e dalla correzione dell'impulso vedete il 50 61,8 1,31,73 1,31,77, mi passa anche un livello annuale 1,31,50 1,31,46 per la precisione, ed eccolo qua, potrebbe dare atto ad altri movimenti sell. Quindi tecnicamente, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista grafico, c'è la possibilità di una continuazione del movimento ribassista, ovviamente in base a quello che succede dagli accordi. Se ci sarà un'ulteriore chiusura da ambedue le parti, ovviamente ci sarà un'accelerazione maggiore nei confronti della sterlina. Passiamo a USD franco. USD franco, allora, anche su USD franco passiamo prima di tutto in ottica settimanale. Vedete, c'è stato questo crollo, questo movimento. Andiamo sul giornaliero, ed il giornaliero, tolgo un attimo solo che tolgo il. Allora, al momento preferisco
praticamente attendere, perché in questa zona abbiamo una zona di domanda. Eccolo qui. Vedete? Da qua potrebbe partire un long, però preferisco attendere in pratica a un rimbalzo su questa zona. Ok? Quindi aspettiamo. Andiamo invece su AUDUSD siamo sello a mercato, allora, giornaliero, ed eccolo qua in movimento, vedete? Quindi potrebbe continuare il movimento ribassista, ma in particolare abbiamo sfruttato un'operazione sell in ottica H1, vedete dove 1-2, questa è una zona rientro, un falso movimento, se mi metto su 4 ore, eccolo qua, vedete, si vede molto bene il movimento, quindi da qua potrebbe, se mantiene ancora questa zona, potrebbe dare atto ad altri movimenti ribassisti. Quindi andiamo sul settimanale, eccolo qua, settimanale, vedete come si mantiene in questa zona. C'è stata una settimana praticamente di correzione rispetto alla settimana precedente, quindi classico movimento, sembra qua siamo su 50-60 uniotto, ma fondamentalmente il prezzo sta al di sotto quest'area, area spartiacque, diciamo area dove va a dividere movimenti long da movimenti sell. Da qua potrebbe partire una nuova movimentazione al ribasso. Andiamo su USD CAD. Allora, USD CAD, situazione qui dove abbiamo un'operazione buy, le quotazioni sono andate a rimbalzare, poi qua si sono fermate su questa zona ed abbiamo una possibilità di un rientro long. Eccolo qua, vedete come si è posizionato intorno a 1.31.090. Qua si vede molto bene il movimento, anche se poi dopo c'è stato questo proprio nell'ultima parte della giornata, però ci potrebbe da qui, forse meglio se vediamo su H4, c'è questo movimento, vedete, che va un po' ad delineare la situazione, possibile situazione long. Bene. Detto questo, passiamo a New Zealand Dollaro. Ok, New Zealand Dollaro sell a mercato settimanale, qua vediamo un 50-61.8, quindi un rientro all'interno di questa zona di vendita, però è sempre la stessa cosa, vedete, siamo ancora al test del 61,8, questo è 50, 61,8, si vede molto bene qui. Un po' di difficoltà nel movimento al ribasso, però è andato a fare un altro punto di swing high, quindi abbiamo 1, 2, 3 ed su 4 ore, eccolo qua, quindi stiamo esattamente a pochi punti dal prezzo di ingresso al mercato, e su 4 ore fondamentalmente ho individuato su New Zealand Dollaro, ho individuato questa zona, possibile zona, vedete, di vendita, dove poi si è formato classico movimento da qua, però 1-2, cosiddetto 50-61.8, vedete. Qua siamo su 50-61.8, anche su H4, da qua potrebbe continuare una nuova movimentazione sell. Bene, passiamo invece alle commodity. Per quanto riguarda le commodity, andiamo sull'oro.
Allora, oro abbiamo visto già prima, fondamentalmente abbiamo, eccoci qua, partiamo dal mensile, continua anche se a piccoli tentoni questo movimento, diciamo, di questo movimento armonico dovuto ad 400 di 360, 127 e 20, sarebbe praticamente movimento dal CD, vediamo, allora no, scusate, X A B C e D. La costruzione di questa zona rossa è dovuta fondamentalmente all'estensione di Fibonacci da B a C, che mi ha dato il 400 di 360, e da XA, che mi ha dato il 127 e 20. Da qua c'è il possibile movimento 0. Quindi sta a continuare, anche se piano piano, però diciamo che qua siamo su un grafico mensile, anche se la settimana in corso è stata una settimana doppia, diciamo, doppio movimento, prima long poi sell, e quindi ha generato questa pin però inside rispetto alle 2 settimane precedenti. Quindi al momento è ancora un po', non ha rotto i minimi, quindi non c'è nessun tipo di breakout al ribasso, e infatti vedete, si vede anche si sta formando, vedete, una zona triangolare più che altro. La rottura di questa zona potrebbe comportare qualche movimento serio, quindi staremo a vedere fondamentalmente. Però al momento l'oro non è tanto chiaro nella sua lettura, quindi aspettiamo ancora. Questo potrebbe, diciamo che questa tipologia di movimento potrebbe seguire fino al 3 novembre. Poi dopo, dal 3 novembre in poi, ci potrebbe stare qualche movimento più maggior, diciamo, un movimento maggiormente, diciamo, direzionale fondamentalmente. Poi il VTI, come ho anticipato in precedenza, il VTI in pratica ha rotto questa trend line, diciamo, in ottica settimanale, ed eccolo qua, siamo di nuovo sotto il 40. 40, che fondamentalmente sarebbe la zona che io reputo spartiacque tra long e sell, dopo il test del 61,8 dell'ultimo massimo, quello del 5 gennaio 2020, il minimo quello del fine mese di aprile, il 61,8, poi ha fatto un 1,2, vedete, si è fermato sempre sul 61,8 di quest'altro movimento. E quindi da qui potrebbe dare atto ad ulteriori movimenti sell. Insomma, questa è la situazione. Ok, quindi sta sotto il 40, precisamente ad 39 e 43, altro movimento proprio su questo livello, vedete, dove il prezzo ha fatto diverse false rotture al rialzo. 1, 2, 3, 4, 5, su 6 settimane 5 falsi movimenti al rialzo, esattamente sul 40 e 41, insomma, 40 e 90, 41. Sul 4 ore, ed eccolo qui, vedete anche qua zona di supply, qua abbiamo preso profitto, poi c'è stato questo movimento, e da qua potrebbe continuare il movimento ribassista fino a raggiungere questa zona di demand. Insomma, questa è la situazione. Ok, quindi però diciamo che ancora in ottica intraday, vedete, è ancora un po' prigioniero di questo movimento. Ovviamente la rottura di questo movimento, vedete, poi potrebbe comportare dei movimenti sell più interessanti. Passiamo agli indici partendo dal DAX. Allora, sugli indici siamo free trade. Sì, siamo free trade. Dopo andiamo a vedere anche finiamo con il calendario, il diario di trading fondamentalmente. Allora, giornaliero. Test
del 12.711,40 che sarebbe un livello annuale. Se regge il 12.711,40, la prossima settimana potremmo avere altri movimenti al ribasso. Quindi potrebbe essere interessante da seguire su 4 ore. Ma è importante, quando ci spostiamo sull'orario, qua avevo individuato proprio venerdì mattina questa zona di supply. Interessante, punto di swing. Poi abbiamo uno, e tre. Se regge su questa zona, potrebbe dare atto a qualche altra spinta al ribasso, però ovviamente aspettiamo la prossima settimana. Ovviamente, superato questa zona, potrebbe dare atto una ripartenza long, quindi potrebbe andare a prendere il pivot mensile, però vedete siamo sotto già il pivot mensile, quindi c'è una maggiore indicazione sell. Partiamo, adesso andiamo al Nasdaq. Allora, per quanto riguarda il Nasdaq, anche qua vedete, io sono dell'indice tecnologico americano, ha formato una zona. Qua c'è un punto di swing testato, livello annuale 11.512,80, il primo mensile 11.496. Poi vedete qui sotto si sono formati tanti punti di swing. Vedete? Cioè una zona di ripartenza longo fondamentalmente. Poi abbiamo diverse due pin delle ultime 2 giornate. Andiamo a vedere su 4 ore. Poi abbiamo questa bullish white swan. E su H1, allora vedete su H1, fermo restando che sul giornaliero abbiamo questo movimento. Infatti guardavamo un po' la situazione anche venerdì durante la diretta live mattutina. Su H1 abbiamo ancora questa zona, vedete, dove il prezzo più volte ho. Allora adesso, se supera questa zona, il long ci sta. Ovviamente guarderemo, soprattutto ci interfacceremo sul giornaliero. Qua si vede molto bene, vedete, dove si è fermato. Sopra qui potrebbe partire un long, però aspettiamo, perché potrebbe pure fare un movimento in questa zona e poi partire, però ci potrebbe stare, almeno dalle indicazioni giornaliere. Bene, passiamo al Dow Jones. Allora, per quanto riguarda il giornaliero del Dow Jones, quindi passiamo prima al giornaliero. Qui vedete si è appoggiato scusami, si è appoggiato su questa zona che avevo indicato, questo minimo 1, 2, falso movimento a 28.125. Diciamo che questa è una zona spartiacque fondamentalmente, eccola qua. Vedete? Una zona spartiacque. Interessante. Anche qua, diciamo, attendiamo la prossima settimana maggiori sviluppi, perché ci troviamo nel mezzo
tra due livelli annuali, 28.728, 27.837. Passiamo qui, anche qua si vede, vedete come sul H4, però su H1, vedete H4, siamo in una zona su H1, eccolo qua, dove abbiamo preso profitto, 75, 75, 150. Guardate qui, qui, questa è una zona di supply, perfetto. E che cosa ha fatto? Ha corretto, vedete? Ha fatto la correzione. Se mantiene, adesso segno anche, e stiamo sul 50, 61 e 8. Se mantiene questa zona, ci potrebbero stare altri movimenti al ribasso. Vediamo un attimo, ovviamente il tutto dipende dalla prossima settimana come si muove il mercato, però ci potrebbe stare. Vediamo. Se si mantiene al di sotto il 28.356, 28.315. Per quanto riguarda il diario di trading, questa settimana siamo andati abbastanza bene. Forex e commodity stiamo a circa 106 operazioni, di cui alcune sono già ancora in essere, però 1257 punti. Il colpo grosso l'abbiamo fatto con l'oro, il sell sull'oro, quindi sono 122, sarebbero primo target, secondo target l'ho chiuso a mercato un po' prima. Quindi 233-335 punti, poi 180 su euro, dollaro australiano, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece gli indici, le ultime giornate sono state molto produttive, il 22 e il 23, eccole qua, vedete, quindi molti target, molte operazioni in positivo, 2037 punti. Ok. Quindi ci apprestiamo all'ultima settimana, quindi poi ci mancano altre 2 giornate del mese di ottobre, quindi già in te positivo, quindi soprattutto per quanto riguarda gli indici. Bene, per questo fine settimana è tutto, quindi ci fermiamo qui, ci aggiorniamo lunedì prossimo alle ore 8:30 con la prima diretta live della settimana. Alle ore 8:30, quindi buon fine settimana a tutti, vi aspetto numerosi. Ciao a tutti.